Vediamo quali sono i titoli principali dei quotidiani nazionali di oggi, partendo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Le chat di Regeni con la fidanzata svelano i depistaggi, il ricercatore ucciso, il mistero dei report chiesti dall'università. L'Università di Cambridge chiese a Giulio Regeni di intensificare le ricerche all'interno del sindacato. Era dicembre e il ricercatore italiano finì vittima di interessi che andavano oltre i semplici approfondimenti sulla realtà egiziana. Per questo bisogna adesso scoprire chi ha ricevuto i suoi report, soprattutto l'uso che ne è stato fatto. Vediamo la fotonotizia di oggi: la crisi, guerra e diplomazia dopo Monaco, i turchi attaccano i curdi in Siria, Obama e Putin cercano il disgelo. Vediamolo nel dettaglio: al cessate il fuoco in Siria mancano 6 giorni, ma tra Washington e Mosca restano le divergenze. La Casa Bianca insiste perché i russi blocchino i raid aerei. Il Cremlino parla di continuare l'offensiva contro i gruppi terroristi, e anche sul sostegno o meno ad Assad le posizioni sono divergenti, mentre l'artigliera turca continua a colpire i curdi. Iraq, i lavori a una ditta italiana, diga di Mosul, il rischio crollo Baghdad finirebbe sott'acqua. E ancora vediamo la legge sulle unioni civili: Alfano cerca alleati, caso pensioni di reversibilità, l'ultima mossa dei cattolici per escludere le adozioni. Vediamo l'editoriale di oggi: noi in Libia saremo mai pronti, le nuove mappe, questa è a firma di Angelo Panebianco. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina del giornale, che intitola "Ci aspettano altre tasse, la stangata, il governo non esclude più una manovra, piccoli aggiustamenti, ma l'Unione Europea spinge per un salasso, imprenditori europei in rivolta contro la Cina". Il retroscena torna ad Arcore, Renzi è stufo e licenzia Alfano. Il voto degli italiani: il partito di Sanremo l'unico ad avere la maggioranza assoluta. Al centro pagina intervista la moglie di Girone: mio marito Salvatore è innocente, è ora che torni a casa. Infine, quanti riguardi per i magistrati nei processi, risarcimenti tripli alle toghe che querelano, uno studio analizza 7 anni di cause per diffamazione con i soliti favoritismi. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina di Libero. Inchiesta investe i vertici IMSS, evasione da 40 milioni, la procura di Nocera ha aperto un fascicolo con molti indagati, un filone che punta direttamente al direttore generale dell'ente presieduto da Boeri. Il capo della vigilanza lo accusa di voler insabbiare gli accertamenti. Al centro pagina la vignetta satirica: gli immigrati distingueranno l'Unione Europea, il ritorno di Visco, Matteo non è di sinistra. E poi il caso banche: Renzi gioca con i soldi degli italiani e l'opposizione è muta. Questo è l'articolo a firma di Maurizio Belpietro. E ancora, ridateci il mare regalato a Parigi, l'ira del governatore della Liguria Giovanni Totti: cambiando i confini il governo ci ha scippati dei gamberi di Sanremo, intervenga Mattarella. E ancora, evadono 2 killer romeni, caccia all'uomo a Roma. Infine concludiamo con la prima pagina del Fatto Quotidiano: la strategia della pensione, reversibilità, il governo medita di tagliare per colpire il fondo sulla povertà. Vediamo nel dettaglio: a fine gennaio l'esecutivo ha approvato il piano di lotta alla povertà, ma i soldi non ci sono, e così Palazzo Chigi prova a chiedere al Parlamento l'ennesima delega in bianco per razionalizzare le future pensioni di reversibilità e fare cassa. Vediamo ancora: dal Brasile al mondo, si trasmetterebbe con la saliva, allarme Zika, 3 esperimenti, industrie e pericolo per i baci. Roma, Cairo, 11 giorni dopo, ancora depistaggi, il volto feroce dell'Egitto sulla pelle di Giulio Regeni. Ancora, secondo l'ANSA, il nuovo Air Force di Renzi non è decollato neppure per il volo di oggi e del premier in Argentina, gli toccherà inaugurarlo da Firenze a
A Roma è ancora la storia di Copertina, Corleone Caffè a Londra by Rina, nella capitale inglese non c'è solo la società della figlia del capo dei capi, anche il rampollo di Carminati ha tentato il business con gli Exnar, ma la star dei ristoranti italiani è un indagato per riciclaggio. Con questa notizia si conclude la rassegna stampa di oggi. Grazie.